non proprio prontissimo ad affrontare i problemi che ti avevano disperato nella città da dove eri cercato di scappare. Questo sempre secondo i miei calcoli. Si intitola Incidente in Danimarca. Qui ancora basterà sopportare fin quando le gambe un vestito chiamo tutto intero. La franchezza di un segno ricucito e sprovveduto, vivere insomma bisogna mobili terrestri. Col collo girato puntare, col dito Manila, il cielo bianco e il pollo sul cofano della Peugeot di Luca, ferito in grembo. L'omino scorreggia laggiù in fondo alla piazza, alpeggia. Veloci le mani, singhiozzi gli sputi, non stona guardarlo. Riflesso sul vetro del bar, ma che mi porti almeno acqua minerale, che c'è bisogno di acqua minerale, un sorso di acqua minerale. No, 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 no. Paolino resta di stucco quando tutto d'intorno in questo paese si sente cracchiare una radio. Ai polpacci sporchi anche noi, sporchi e ingrassati, ma cosa c'è venuto a fare? Son corso fin qui, e cosa son venuto a fare nella demenza, con la demenza di un cane pastore. Grazie. Dunque,
foreste, quali ospedali, quali iniezioni letali, quali tranelli orientali, o brogli elettorali. Quali che bevi alle feste, si vola dalle finestre, sul cuore che pompa e sfarfalla, curarsi all'infinito. Già. Si sul pullman e a fine mattinata facile che tutto sfugga e lei che se n'è andata. Tana e casa e ombre. Io questo e quello, e in casa piove del fango, ma lei no, lo sa. Quale dormirsi sul pullman e a fine mattinata facile che tutto sfugga e lei che se ne andrà.